Ad un anno dall'avvio dei lavori di restauro, la Cappella di Santa Maria dei Pignatelli nel centro storico di Napoli torna al suo antico splendore. Costruita nel 300 per volere della famiglia Pignatelli e donata 20 anni fa all'Istituto Suor Orsola Benincasa, raccoglie testimonianze di varie epoche storiche ed artistiche. La cappella è una cappella gentilizia e funeraria della famiglia Pignatelli, una delle famiglie importanti della città di Napoli e ha addirittura origini trecentesche, questo lo dicono le fonti napoletane, ci sono anche alcune tracce della struttura gotica trecentesca. Poi nel Rinascimento è diventata una cappella importante soprattutto per la figura di questo grande membro della famiglia Pignatelli, viceré di Sicilia, Ettore Pignatelli, e noi siamo dentro una delle cappelline, uno dei sepolcri della famiglia costruito proprio da Ettore Pignatelli all'inizio del 500. Per l'attuale restauro, che segue il consolidamento strutturale della cappella realizzato nel 2000, sono stati utilizzati 700.000 euro di fondi europei del grande progetto Centro Storico Sito UNESCO. L'intervento ha consentito la pulitura di marmi, il recupero di stucchi e affreschi ed il rifacimento della volta, ripristinata anche la pavimentazione in marmo cotto e maioliche. A gennaio, una volta che queste sculture, mi auguro, torneranno dal Museo di Capodimonte, saremo nelle condizioni di riaprirle al pubblico e di farne, l'idea e l'accordo col Comune sarebbe questo, non solo un centro dell'università per promuovere tutte le attività che Suor Orsola ha nel campo dei beni culturali, del restauro, della storia dell'arte, ma anche un luogo di avvio e di indirizzo per i turisti, i cittadini al centro storico di Napoli, visto il luogo dove la cappella è, Largo Corpo di Napoli. Questa mattina la visita del sindaco De Magistris con l'assessore alle politiche urbane Carmine Episcopo ed il rettore dell'Università Suor Orsola Lucio D'Alessandro. Il Comune ha fatto un lavoro eccellente, in questo caso insieme al Suor Orsola Benincasa, infatti siamo qua con il Rettore, in altri casi insieme a altri enti come la Curia, ma siamo veramente soddisfatti perché vorrei approfittare l'occasione per ricordare che il Comune di Napoli solo a fine 2013, inizio 2014 ha avuto il via libera dalla Regione e abbiamo messo in sicurezza tutti i progetti e anche da ultimo Bruxelles ha valorato il nostro lavoro, i nostri sacrifici e la competenza di tanti che hanno faticato in questi mesi. Quindi siamo soddisfatti perché le inaugurazioni vengono una dietro l'altra, a gennaio cominciano anche i primi lavori delle strade del centro storico UNESCO e quindi tutto procede secondo cronoprogramma. Qui è straordinario oggi perché si restituisce alla città soprattutto una parte che era stata dimenticata, che era chiusa ormai da tantissimi anni, qua nel Largo Corpo di Napoli dopo l'inaugurazione recente di piazzetta che era stata, la piazzetta che era stata recuperata, e quindi siamo contenti che Napoli sempre di più restituisce alla città, agli abitanti, ai turisti le sue ricchezze. È stato un percorso non facile nel quale abbiamo innanzitutto utilizzato nostre risorse, risorse scientifiche, risorse culturali di tutti i tipi, risorse finanziarie e poi da ultimo abbiamo incontrato il grande progetto UNESCO finanziato dalla Regione e gestito dal Comune di Napoli, diretto dal Comune di Napoli, che ci ha portato a questo splendido risultato.